Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi concludiamo i prodotti ricevuti dalla Myonix facendolo con la tastiera di tipo meccanico e da gaming con retumiazione per singolo tasto di tipo RGB Myonix Way. Partiamo dalla confezione, classica confezione in tema dei nuovi prodotti della Myonix. Possiamo osservare l'immagine illustrativa con già attiva la retumiazione di tipo RGB della Myonix Way, nella parte frontale della confezione ovviamente. Nel retro invece troviamo un'ulteriore immagine illustrativa, alcune caratteristiche riportate in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. Possiamo renderci conto anche del modello ricevuto con layout di digitazione americano e switch meccanici CRMX Red. Per quanto riguarda il layout, sono disponibili altri layout di digitazione, ad eccezione di quello italiano purtroppo. E invece per quanto riguarda i switch meccanici, l'unica scelta sono i CRMX Red, che comunque per un videogiocatore diciamo esperto sono il top. All'interno della confezione troveremo semplicemente due classici stickers della Myonix che potremo apporre dove vorremo, una Quick Start Guide classica. Ed infine è la tastiera stessa, la Myonix Way. Come possiamo vedere, il design è davvero classico e moderno. La colorazione è tendente sul grigio scuro, non nero. Come potete vedere, abbiamo già inserito dei keycaps di colori diversi, in quanto ci è stato fornito un pacchetto completo per sostituire praticamente ogni tasto presente sulla tastiera con quelli di un altro colore. In questo caso abbiamo ricevuto quelli di colore azzurro come il Myonix Avior che abbiamo recensito qualche settimana fa. Diciamo, il layout di digitazione è americano US, abbiamo il tasto dell'invio lungo e non a L né rovesciata né classico. La Myonix Way si dota anche di tasti multimediali presenti nella parte alta del tastierino numerico, più alti tasti che ci permetteranno di disattivare l'illuminazione o cambiare gli effetti. Non sono presenti altri tasti particolari, ovviamente in duplice funzione, quindi ci spostiamo nel lato posteriore della tastiera, dove possiamo osservare l'assenza di piedini in plastica per rialzare la tastiera. Troviamo un singolo pad in gomma che ci permetterà anche di fissare meglio la tastiera sul piano di lavoro. Al centro è presente anche la serigrafia su questo pad in gomma della Myonix, come possiamo osservare. Lateralmente troviamo un altro dettaglio con il logo, la scritta Myonix, scusate. Inoltre possiamo osservare la struttura esposta degli switch meccanici che ci danno modo già di vedere gli CRMX Red presenti su questo modello. Ah, altro dettaglio, un'ulteriore serigrafia della scritta Myonix nella parte bassa del tastierino numerico, quindi una tastiera full layout dotata anche del tastierino numerico. Quindi la potremo utilizzare sia per gioco sia per produttività, quindi per scrivere dei testi. Vi mostriamo velocemente lo switch meccanico CRMX Red. La tastiera, come dicevamo, si dota anche di retumiazione RGB per singolo tasto e tramite il software di gestione Myonix Hub, che abbiamo visto anche con il Myonix Avior e con il Myonix Castor, i due mouse, potremo personalizzare i vari effetti, i colori e tutto ciò che riguarda la retroilluminazione. La Myonix Way è caratterizzata anche da questo interessante cavo, ovviamente rivestito in gomma, però con questo effetto a spirale, un po' a ricordare le prime tastiere meccaniche degli anni 80-90. E il classico connettore USB non è placcato oro, però troviamo un'ulteriore serigrafia della scritta Myonix. Ora, come vi dicevamo, con la Myonix Way abbiamo ricevuto anche altri due prodotti che vanno a completare un po' questa tastiera, che sono questo pad, rest pad, quindi per un po' già polsi. Come possiamo osservare già dall'immagine illustrativa sulla confezione, ci permetterà di agevolare il comfort di digitazione. Togliamo un attimo la confezione e passiamo al pad in sé,
che come possiamo osservare offre un buono spessore per avere comunque la possibilità di poggiare i polsi e digitare in modo uniforme e confortevole sulla tastiera. Troviamo il tema che richiama un po' tutti i prodotti recenti della Mayonix, della nuova serie di prodotti Mayonix. Nella parte superiore quindi è presente un tessuto, nella parte inferiore la classica gomma dei poggiapolsi. A seguire abbiamo ricevuto anche, come dicevamo, il set di K-Cups, colorazione azzurra, è un set completo, quindi ci permetterà di cambiare tutti i tasti presenti sulla tastiera stessa. Vi mostriamo, come sentite, la confezione completa, dotata anche del K-Cup Puller, quindi l'estrattore dei tasti per agevolare la rimozione dei tasti e evitare dei danni accidentali durante la fase di estrazione dei tasti. Ovviamente noi abbiamo utilizzato solo alcuni tasti, in quanto personalmente il colore azzurro non mi fa impazzire molto, e quindi comunque questo contrasto tra il colore grigio scuro e quelli là relativi ai tasti WASD e ai tasti 1 al tasto 6 dà comunque un effetto molto valido. Con questo è tutto, rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com, dove troverete la recensione completa dotata di ulteriori immagini dettagliate, le nostre impressioni e le nostre considerazioni. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.